amici telespettatori, siamo in collegamento dallo stadio Mimmo Pavone, Alessandro Mariani di Pineto, dove si sta per giocare la finalissima tra la Subasio e appunto la società di casa. Le due squadre sono arrivate a questa finale playoff ad un passo dalla Serie D. Mancano 90 minuti, quelli decisivi per decidere appunto chi tra le due formazioni approderà nella serie cadetta. E allora adesso, proprio mentre le due squadre stanno scendendo in campo, ci ha raggiunto qui nella nostra postazione microfonica il presidente del Pineto, Silvio Brocco. Presidente, che cosa ti aspetti da questa finale? 90 minuti decisivi. 90 minuti saranno sicuramente molto intensi. Spero che sia un premio per tutti noi, per i ragazzi soprattutto, perché hanno fatto tantissimo, hanno ripreso un campionato insperato e quindi siamo molto emozionati. Speriamo bene, ci sentiamo dopo. E allora Pineto che scende in campo con i favori del pronostico, due risultati utili su tre per la formazione di casa, ma di fronte a sicuramente una squadra, quella della Subasio, eccellenza umbra, che ha fatto il suo cammino e è venuta qui a Pineto per giocarsi il tutto per tutto. E allora diamo subito il computo delle due formazioni in campo. La formazione di casa scende in campo con Mazzocchetti tra i pali, visto la squalifica di Cattenari che era stato espulso all'andata. La linea difensiva schierata da mister Aldo Ammazzalorso a 4, con i due esterni Malocu e Giorgio Assogna, i centrali Stacchiotti e Fruci. La linea mediana con Startozzi a fare da regista, con le Luori, Logoluso e Vespa, le due punte Antenu e Cacciatore, con Antenucci preferito a Orta rispetto alla formazione che appunto ha battuto all'andata, nella finale di andata, la Subasio. In panchina, agli ordini di mister Aldo Ammazzalorso, Mariani, Orta, Ndiaye, Di Donato, Ferretti, Antonini e Labi. Risponde la Subasio con Rossi tra i pali, Fagotti in difesa in luogo di Comparozzi, il classe 98 squalificato. La linea difensiva a 4 di Massimo Cocciari, con gli esterni appunto Fagotti e Bolletta, i centrali Cenerini e Baronci. Rientra in mediana Bernicchi con Petterini e Gramaccia e Ameti, Bevilacqua, che rientra anche lui dopo non aver giocato appunto la finale di andata. Giocherà dietro le due punte Ameti e Porricelli, con Isotti che parte dalla panchina. Panchina che Massimo Cocciari ha composta con Fasci, Bellomo, Loreti, Cavallucci, Martino, Yusufi e appunto l'abruzzese Isotti. A dirigere l'incontro il direttore di gara Salvatore Morabito, della sezione di Taurianova, provincia di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo di Molfetta e Dario Cucumo di Cosenza. L'acqua carica il sinistro, ci ripensa, arriva Vespa ancora una volta a chiudere, palla buona per Gramaccia, il controllo, il destro, poi palla in profondità per Porricelli, posizione regolare stavolta, attenzione Porricelli, che salvataggio di Cacciatore! Che cosa ha fatto Cacciatore? Chiedono il gol quelli della Subasio. E termina qui il primo tempo con una occasionissima per Porricelli. Il piacere di avere con noi il collega della TV Umbra, Nicola Agostini, ma intanto seguiamo Porricelli che se ne va, e la sfera che prende il palo e si insacca alle spalle di Mazzocchetti. Questa volta la posizione di partenza del numero 9 era regolare e la Subasio al secondo minuto di gioco, 1:40, passa in vantaggio con il centravanti Porricelli, che ha ricevuto palla sulla tre quarti campo, posizione regolare. Questa volta se n'è andato il numero 9, ha smarcato anche il portiere e ha piazzato il diagonale alle spalle di Mazzocchetti. A destra Di Donato,
riesce a superare Bolletta. Di Donato entra in area, mette questo traversone in mezzo che viene cacciato fuori, poi Scartozzi, ma la conclusione respinge ancora Di Donato e c'è il fuorigioco, c'è il fuorigioco, gol annullato a Di Donato. Alza la bandierina il secondo assistente, ancora lui, il Dario Cucumo di Cosenza, che fa annullare anche questo gol. L'aveva fatto anche con Porricelli nel corso dei primi 45 minuti. Bella questa azione del Pineto con Di Donato, che è stato molto bravo. Intanto siamo già dalla parte opposta con Gramaccia che apre al limite destro, poi prova ad accentrarsi, Bevilacqua mette in mezzo questo cross, c'è la chiusura da parte di Logoluso, quindi Bolletta che mette giù la sfera, Petterini indietro per Cenerini, lo scambio con il compagno di reparto Baronci, ancora dalla parte opposta per Fagotti, Bevilacqua, l'anticipo di Assogna in fallo laterale. La partita è viva, adesso si sta accendendo la gara, il Pineto prova a reagire, la Subasio non vuole ovviamente mollare e adesso beneficia di questa rimessa con le mani indietro per Baronci. Gramaccia ancora indietro per Cenerini, Petterini deve vedersela sul ritorno di Cacciatore, quindi Stacchiotti prova a lanciare velocissimo Ndiaye che riesce a fare sua la sfera, si accentra Ndiaye, prova a servire Di Donato ma su di lui c'è l'anticipo e la chiusura, poi Rossi esce dai pali e mette direttamente in fallo laterale. È un 4-3-3 ora in pratica quello del Pineto, Cacciatore al riferimento avanzato sugli esterni di Donato e Ndiaye, si è reso conto, ammazza l'orso, ha letto benissimo la partita che la Subasio può essere messa in difficoltà sugli esterni con due giocatori rapidi, allora ecco dentro Ndiaye e Di Donato, e direi che il tecnico abruzzese ha letto davvero molto molto bene la partita, cosa che non può fare dall'altra parte Massimo Cocciari perché di fatto in panchina non ha cambi. E giustamente Aldo Ammazzalorso fa valere la sua esperienza di allenatore e ha inserito questi due esterni veloci con adesso Cacciatore ha provato a mettere questo calcio di punizione in mezzo, è uscito benissimo Rossi, ha fatto sua la sfera, adesso fa ripartire la Subasio, c'è stato l'anticipo netto senza fallo di Cacciatore su Yusufi, quindi Vespa deve vedersela con Fagotti, c'è il raddoppio di marcatura di Gramaccia, riesce comunque a servire Ndiaye che perde la palla però, quindi Yusufi, Maloku, forse c'è un fallo, lascia proseguire l'arbitro. Bolletta prova, anzi è Gramaccia che prova a servire Porricelli, c'è Stacchiotti su di lui, Porricelli serve Gramaccia, poi in uscita rigore. Mazzocchetti rigore. E c'è il calcio di rigore e l'ammonizione a Mazzocchetti, c'è il fallo di Mazzocchetti su Gramaccia e adesso si complica la situazione per il Pineto, esce Mazzocchetti su Gramaccia e il direttore di gara decreta il penalty a favore della formazione ospite ammonendo anche Mazzocchetti, e dalla nostra postazione sul palo lontano è difficile vedere questo fallo. Tu che dici, Nicola? Non ha neanche protestato Mazzocchetti, però io ho la sensazione che Gramaccia è caduto a terra, ha chiesto immediatamente il rigore, il portiere non ha neanche accennato la protesta, la sensazione che Mazzocchetti sia uscito un po' troppo frettolosamente, ma per un 98 di fatto ci può starci. Gramaccia invece giocatore di grande esperienza, subito allungato la palla, si è reso conto non l'avrebbe arrivata, ha provato a cercare subito il contatto con il portiere abruzzese, è stato molto bravo per una circostanza anche Porricelli a trovare l'imbucata giusta invece che cercare la battuta a rete, aveva praticamente un muro davanti. E adesso è proprio Porricelli che va ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri, va proprio lui dal dischetto Porricelli.
di fronte a Mazzocchetti. Parte il numero 9, c'è la parata! La parata del 98, Mazzocchetti su Porricelli che sventa il calcio di rigore ed esulta tutta la panchina, tutta la tribuna, oltre che la panchina del Pineto. Questo giovane ragazzo che dopo aver commesso il fallo su Gramaccia è riuscito a sventare il calcio di rigore. Dunque gli applausi a Mazzocchetti che ha intuito la traiettoria del rigore calciato da Porricelli. Le sondaie dalla parte opposta, viene messo giù e c'è un altro calcio di rigore e l'ammonizione e il rosso. Ribaltamento di fronte con il numero 2 Fagotti che viene espulso da parte del direttore di gara perché già ammonito. Fagotti riceve il secondo cartellino giallo per il fallo su Ndiaye e viene ammonito anche Bolletta che stava protestando, mentre Fagotti riceve il secondo giallo e viene espulso, mentre Ndiaye si incaricherà lui della battuta di questo calcio di rigore. E dunque all'improvviso la situazione, Nicola, potrebbe ribaltarsi, potrebbe capovolgersi dal possibile 2-0 per la Subasio con il rigore sbagliato. Si potrebbe passare all'1-1, vediamo. Adesso Ndiaye battere questo calcio di rigore e c'è il pareggio, pareggio del Pineto con Ibra Ndiaye che va a realizzare il calcio di rigore. Dunque situazione ribaltata e adesso Subasio costretta a giocare buona parte della ripresa con l'uomo in meno per vie centrali all'indirizzo di Cacciatore. Si gira Cacciatore, ancora Ndiaye, ha seguito l'azione e c'è il raddoppio da parte del Pineto e ancora un'azione molto molto bella, bello il fraseggio tra i due giocatori Ndiaye e Cacciatore e in questo caso è stato molto bravo Ndiaye a crederci perché ha lasciato la sfera a Cacciatore ma poi ha seguito l'azione e si è riproposto dalla parte opposta. Cacciatore si è girato, lo ha visto e lo ha riservito di nuovo e Ndiaye ha piazzato il pallonetto proprio sotto l'incrocio dei pali. Raddoppio da parte del numero 14 del Pineto ed è una vittoria anche di mister Ammazzalorso sicuramente questa. A Pineto faranno un mezzo busto credo ad Aldo Ammazzalorso perché di fatto ha dimostrato con i fatti di aver azzeccato questa mossa. Vespa era stato il migliore in campo in quella posizione nel primo tempo, ha avuto il coraggio di cambiare, di arretrare Vespa, di alzare Ndiaye e togliere Antenucci. Ndiaye sta facendo il diavolo a quattro al di là dell'espulsione, insomma è praticamente imprendibile ed è l'ultima occasione. Il Pineto è in Serie D, 2-1 la il risultato finale di questa partita. Ricordiamo velocissimamente i gol da parte prima della Subasio e poi del Pineto che ha ribaltato il risultato con la doppietta da parte di Ndiaye aggiudicandosi anche questa partita dopo quella dell'andata e adesso può partire la festa da parte dei sostenitori della tribuna e dei giocatori in campo. Una Serie D cercata, voluta, meritata. Il Pineto dunque vince i playoff e può accedere alla serie cadetta.
da Roberta Di Sante è veramente tutto, dal Mariani Pavone. Io ringrazio davvero di cuore il collega Nicola Agostini che mi ha coadiuvato in questa telecronaca. Grazie a voi e complimenti davvero al Pineto. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e a buon proseguimento con i programmi della rete. Presidente, la gioia è immensa, dopo 18 anni il Pineto torna in Serie D. Sì, è veramente una grande soddisfazione, è frutto di un impegno costante, continuo, dall'inizio, da quando abbiamo ricostruito questa squadra. Abbiamo avuto dei momenti difficili in campionato, però dopo le cose sono andate come dovevano andare. La squadra dei playoff è stata eccezionale, eccezionale e basta. La squadra ha dimostrato anche oggi grande maturità in campo e soprattutto una vittoria anche di mister Ammazzalorso, che ha saputo azzeccare le mosse giuste al momento giusto. Lui è un grande, l'ha dimostrato anche in categorie superiori, in C, in B. Quando gli abbiamo dato la squadra è stata una scommessa anche per lui a rimettersi in gioco, ci è riuscito alla grande. Ha ricompattato una squadra già ben messa, ben costruita, però chiaramente avevo bisogno di questo stimolo, di questa scintilla che poi ha partorito questa vittoria, questa cavalcata stupenda. Presidente, avete sofferto tanto nel corso della stagione, questa è una promozione voluta, desiderata, lottata, cercata con le unghie e con i denti. Sì, sì, sicuramente. Abbiamo ridato il fascino del piacere del calcio in un territorio, ecco, che è un po' carente di squadre, quindi noi rappresentando la D rappresentiamo anche il territorio che va da Silvi, Atri, Roseto, Pineto e quant'altro. Rappresentiamo sicuramente un punto di riferimento per tutte le società calcistiche limitrofe. Non si era mai vista tanta gente allo stadio, quanto le fa piacere aver riportato l'entusiasmo a Pineto? Tantissimo, penso che il calcio ancora suscita entusiasmi, emozioni. Io ci aggiungo anche la vittoria del Pescara, insieme io e il mio amico Daniele Sebastiani festeggeremo insieme due vittorie, la A e la D. Adesso vi riposate un pochettino o si deve ripartire subito per affrontare l'interregionale? Ma un po' di entusiasmo, un po' di, così, di festa collettiva, dopodiché ricominceremo meglio di prima. Sindaco Robert Verrocchio, il Pineto dopo 18 anni ritrova la Serie D e l'entusiasmo ritorna anche sugli spalti. Quanto piacere le fa vedere di nuovo la tribuna piena e l'entusiasmo intorno a questa società, a questi colori? Beh, è una giornata di festa, hai parlato bene, hai detto entusiasmo che sta contaminando un po' tutta la comunità pinetese intorno a questa vittoria importante, tanto attesa, tanta fatica da parte degli atleti, della società, a cui va un grande ringraziamento per aver regalato questa giornata di festa e soprattutto il prossimo anno, perché sarà un anno di festa per la nostra città. Una città che sta vivendo un momento particolarmente importante dal punto di vista dei meriti sportivi, perché a questa vittoria di oggi che porterà Pineto Calcio in Serie D si aggiungono altre vittorie che andremo nel corso della cerimonia domani sera a ricordare, e approfittando dell'occasione per assegnare un riconoscimento da parte dell'istituzione ai meriti sportivi pinetesi che abbiamo.
Ibrandiaia anche oggi decisivo, anche oggi una doppietta, forse quella più importante. Sono stato troppo emozionato per questa vittoria finale, perché dall'inizio dell'anno lo dicevo, da quando cominciamo a fare i semifinali con Matteo Insicuro, che ogni giorno dicevo su Facebook Pineto vola in Serie D, quindi alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo, grazie a tutti i compagni, il presidente, la società, e io questa vittoria la dedicherò a mia moglie, a mia famiglia, perché già martedì torno, fare una bella vacanza in Africa e poi ritorno Neo, spero che faremo bene. Mister Ammazza l'Orso, questa, dopo 18 anni il Pineto torna in Serie D, è una vittoria bellissima, una vittoria in cui Aldo Ammazza l'Orso ha messo molto del suo, è un po' la vittoria di Aldo Ammazza l'Orso perché ha azzeccato anche tutte le scelte tecniche al momento. È una vittoria innanzitutto della società che ci ha fatto lavorare benissimo, poi del gruppo giocatori che hanno fatto delle cose incredibili. E poi di questo calore che ci ha trasmesso la gente. Grazie a tutti. Mister, quanto entusiasmo si è riacceso? Mister, il bagno di folla dei tuoi giocatori la dice molta sull'entusiasmo che si è riacceso intorno alla squadra, intorno alla società, tantissimo pubblico anche oggi, insomma queste lacrime la dicono tanto. Sono piccole e grandi soddisfazioni da parte di tutti, perché si è lavorato molto, abbiamo avuto un periodo lungo di dentro e fuori, la partita era uno spareggio, invece abbiamo mantenuto i nervi saldi, sono stati tutti bravi. Mister, è stato difficile e lungo questo cammino? Oggi è 12 giugno, quindi è una lunga cavalcata, ma non abbiamo mai mollato, neanche un centimetro. E adesso Aldo Ammazza l'Orso si riprepara già per il prossimo anno oppure si riprende un po' di riposo? Il rilasso e poi vediamo. Ciao a tutti.